La sorpresa era in un certo senso doppio, ma non per colpa sua, non è che lui lo volesse, però era entrato in conflitto con il suo tempo e con i suoi contemporanei. E la nostra chiave di giudizio su un popolo sta nel PIL. Ora va benissimo il PIL, però dietro le macchine, dietro il PIL ci sono le persone. E forse non abbiamo lavorato abbastanza sulle persone, se poi oggi vediamo che ci sono delle vecchie abitudini sulla politica, sul personalismo, sull'indifferenza, che risorgono, no, come dei rigurgiti dal passato. E in questo io credo che lui avesse un atteggiamento molto libero, che oggi purtroppo in questo paese le persone debbono essere in qualche modo sacrificate per diventare credibili. Per esempio, lui e Alberto Moravia erano molto amici, ma erano molto diversi, perché Alberto era un uomo cartesiano che credeva nella ragione come strumento di conoscenza della realtà, e invece Pierpaolo non ci credeva. Non è che lui non ragionasse, naturalmente aveva un'intelligenza straordinaria e anche molta razionalità, ma non credeva che fosse uno strumento di conoscenza e quindi non la utilizzava, no? Ecco, questa era la differenza. E quindi lui aveva un atteggiamento istintivo, emotivo e simbolico. E pensate che Pierpaolo ha avuto 82 denunce, e molte di queste denunce erano contro la religione di Stato. Ma noi eravamo una repubblica, una religione di Stato. Anche la sua omosessualità, no? Lui non era un predatore. Io ci tengo questo a dirlo, per me è molto importante, perché è stato passato come un violentatore, un predatore. Non lo era affatto. Lui cercava in qualche modo di portare al gioco il suo idea, la sua idea dell'eros era un'idea giocosa, era un'idea mai violenta. Cioè, cercava di coinvolgere in un gioco erotico, ma non era mai violenza. Questo credo che sia importante dirlo, proprio perché invece passava per una specie di predatore. Ma veramente devo dire che lui era temerario nella sincerità, in modo veramente straordinario. È chiaro che quando si è molto sinceri si fanno dei nemici, no? Però la sua lezione è dire che però alla fine, anche se si fanno dei nemici, vale la pena. Questa è la sua lezione più importante per me. Presenza di un grande protagonista della cultura italiana contemporanea come Dacia Maraini a Monte San Giovanni Campano, in Giugeria, è l'esempio di come la cultura possa essere veramente uno strumento di elevazione, uno strumento di grande aggregazione, e quindi coniugare socialità e bellezza io credo che sia veramente ciò che una buona amministrazione dovrebbe fare. Addio Pierpaolo, e che la morte ti sia più benigna della vita. Con affetto, Dacia.